E adesso è il turno di Stefano Paggetti, che è il direttore del SIR Umbria, e ci presenterà il talk. Stefano Paggetti ci presenterà il talk su il progetto Libre Umbria, cioè la migrazione da suite per l'ufficio proprietaria alla suite LibreOffice. Buongiorno. Io sono Stefano Paggetti, sono il direttore del consorzio SIR Umbria, che è il consorzio per il sistema informativo regionale. Ci occupiamo di fare attività di promozione nell'ambito della società dell'informazione in generale nei confronti di tutti gli enti pubblici della regione, quindi comuni, ASL, regione, province, eccetera, eccetera. Oggi parliamo di questo progetto che è nato un anno fa, si chiama Libre Umbria e sostanzialmente parla della migrazione, dell'adozione in maniera diffusa in tutte le pubbliche amministrazioni dell'Umbria del software libero che si chiama LibreOffice, che probabilmente conoscerete. Il nome Libre Umbria avevamo pensato all'inizio di chiamarlo Umbria Libre, però ci sembrava più un cocktail, allora abbiamo detto vabbè, forse è meglio Libre Umbria. Quindi il progetto coinvolge sostanzialmente tutti gli enti pubblici, scuole incluse, poi adesso vedremo un po' in dettaglio. Il progetto è finanziato dalla Regione, è coordinato dal Centro di Competenza per l'Open Source. In Umbria c'è un centro che è dedicato all'analisi e allo sviluppo di attività open source, e è gestito dal Consorzio ed è in collaborazione con la Document Foundation, che è la proprietaria del software LibreOffice. La fase pilota ha coinvolto la Regione Umbria, il SIR, le ASL, le province e la Scuola di Amministrazione Pubblica di Villa Umbra. Quali sono le finalità? Le finalità sono: uno, individuare qual è il percorso, quindi qual è la metodologia per arrivare ad una migrazione negli enti, condividere idee e buone pratiche, definire una campagna di comunicazione per gli enti e per gli utenti interni, organizzare campagne stampa per capire anche fuori dagli utenti quale possa essere effettivamente l'importanza dell'utilizzo del software a codice aperto, e progettare piani di formazione specifici in funzione di utenti specifici, perché chiaramente gli utenti sono diversi in funzione dell'uso che fanno del software. Allora, perché una storia d'amore? Lo diceva prima il relatore che l'ha detto prima. In informatica e quando si usano mezzi elettronici e digitali, o c'è passione oppure le cose non funzionano. E quindi il fattore determinante per il successo di qualunque tipo di progetto sono le persone, non è la tecnologia, ma sono esclusivamente le persone. Libre Umbria è un caso di questo, un'applicazione di questo caso. Migrare da un ambiente proprietario ad un ambiente libero comporta diversi ostacoli, per cui l'opzione che ci siamo trovati davanti era quella se provare a definire una metodologia di processo oppure andare avanti e quindi fare l'elenco della spesa come normalmente si fa, e quindi gestire un processo di migrazione, gestire sostanzialmente un percorso di migrazione. Abbiamo optato per una cosa che è quasi una via di mezzo, nel senso che abbiamo cercato di inventare una metodologia, quindi sapete che c'è la metodologia delle 5C, delle 4F, delle 7H, eccetera. Abbiamo detto vabbè, la nostra si chiama quella delle 5T, perché poi dovevamo fare questa cosa, questa presentazione in un contesto generale della Document Foundation, allora l'abbiamo lasciata in inglese. Comunque, le cinque aree di intervento su cui abbiamo agito sono: la prima, le persone; la seconda, pianificazione e organizzazione delle attività;
La terza, la comunicazione, ovvero come raccontare una bella storia per fare in modo che gli utenti utilizzino e si convincano che effettivamente il software libero e quindi diciamo LibreUmbria sia una soluzione interessante. L'altra area è quella della formazione e l'ultima è quella dello strumento, cioè perché è stato scelto LibreOffice e non un'altra soluzione magari sempre open. Partiamo dalle persone. L'idea di fondo è stata quella di non considerare le persone che lavorano una squadra, o almeno non solo una squadra, perché se consideriamo una squadra, diciamo, se consideriamo solo quello, significa che noi andiamo a considerare solo le persone che hanno un ruolo attivo, mentre dobbiamo passare ad un concetto di comunità in cui tutti sono coinvolti e in cui ognuno sa che deve fare qualcosa per qualcun altro, quindi si innesca una logica di interesse collettivo, è un fine collettivo. Questa è la rappresentazione del percorso verso la comunità. E quindi da questi che sono i soggetti che hanno iniziato il lavoro di migrazione, adesso stiamo imbarcando altre organizzazioni, ci sono diverse scuole che sono interessate ad adottare la stessa metodologia, fino ad arrivare quindi alla comunità internazionale di LibreOffice. Queste sono le attività che sono state individuate e sono attività che hanno due punti di vista. Uno è un punto di vista di progetto, un altro è un punto di vista dell'utente. Sono due punti di vista diversi perché dal lato progetto c'è una serie di attività che devono essere fatte e di obiettivi che devono essere raggiunti. Lato utente, chiaramente le esigenze sono diverse. Le fasi di progetto sono state cinque. La prima è stata quella di fare un'analisi della situazione esistente all'interno dei singoli enti. La seconda è stata quella di fare un processo di comunicazione importante nei singoli enti per convincere, per formare, per informare l'utenza su quello che stava accadendo. Poi c'era una fase di formazione, la fase di installazione e la fase di supporto finale una volta che il percorso è iniziato. Questa è la fase di comunicazione, dell'area di comunicazione che è stata particolarmente curata, perché se gli utenti non sono sufficientemente informati è evidente che non utilizzeranno mai strumenti nuovi, non cambieranno mai la situazione precedente per andare verso una situazione nuova. Quindi sono stati organizzati molti incontri con gli utenti, c'è un'attività molto attiva sui social network, quindi se voi andate a cercare LibreUmbria lo trovate sostanzialmente dappertutto, quindi Facebook, Twitter, LinkedIn e così, c'è un sito dedicato. Queste sono state invece due cose che sono state probabilmente la chiave di comunicazione più importante, ovvero sono stati razionalizzati in cinque punti quali sono i buoni motivi o per gli utenti o per chi deve prendere decisioni per arrivare a decidere di migrare. Per gli utenti quindi sono i punti fondamentali sono la qualità e la facilità, la libertà di utilizzo, il formato aperto, una formazione costante, l'assistenza e poi alcune domande ulteriori. Mentre per chiaramente chi deve decidere di sostituire un prodotto con un altro, le cose importanti sono il risparmio, il rispetto della normativa, le possibilità di personalizzazione, il sostegno al territorio e tutta l'altro tema che è quello dell'etica dell'utilizzo di prodotti open. La comunicazione verso l'esterno è stata molto importante, è stata molto curata ed è stata molto seguita dalla maggior parte
dei giornali online che si occupano di informatica ed in generale di attività di questo genere. Siamo stati ripresi su diversi giornali anche internazionali che hanno saputo molto prima dei giornali nazionali quello che era successo. Questo è stato un po' un motivo d'orgoglio, nel senso che ad un certo punto ci siamo trovati ad essere premiati con la medaglia del Presidente della Repubblica per una delle 10 storie più importanti della pubblica amministrazione in Italia. Non ce l'aspettavamo perché credevamo di aver fatto una cosa abbastanza normale, e invece abbiamo scoperto che non è vero, cioè le cose normali sono effettivamente sono le cose eccezionali, perché noi siamo abituati a pensare a cose che invece in questa maniera noi in 6 mesi siamo riusciti a far recuperare alla provincia, solo alla provincia di Perugia, circa 280.000 euro, per cui semplicemente passando da un software proprietario ad un software libero. Questo è un elemento di grande importanza. A quel punto ci hanno cominciato a chiamare dappertutto e la stessa metodologia, la stessa logica, lo stesso modello che è stato utilizzato anche in provincia di Bolzano, dove stanno partendo, in provincia di Cremona, è stato utilizzato dalla Document Foundation in un'altra occasione in Germania. Quindi stiamo esportando un modello. Questo è cosa che a noi fa particolarmente piacere, ovviamente. Adesso partirà Trento, quindi tutta la provincia di Trento, quindi zone che a nostro avviso sono tradizionalmente avanti, forse qualche cosa a volte siamo in grado anche di trasmettere all'esterno. Chiaramente una parte sostanziale è stata quella relativa alla formazione, cioè gli utenti, una volta che hanno acquisito, una volta che hanno capito che devono migrare, a questo punto devono imparare ad utilizzare lo strumento. Però ecco, quando bisogna imparare a usare lo strumento, noi abbiamo utilizzato diversi metodi. Quindi, intanto abbiamo separato i tipi di formazione, cioè la formazione per il supporto tecnico è diversa da quella per i formatori, che è diversa da quella degli utenti evoluti, che a sua volta è diversa ancora da quella per gli utenti. Perché? Perché ognuno ha un modo di utilizzo diverso, ognuno ha una sua capacità di apprendimento e ognuno ha un suo interesse. È chiaro che gli utenti, quindi gli utenti semplici, che utilizzano uno strumento qualunque, o utilizzano Word, o utilizzano Write, o utilizzano un altro, per loro è assolutamente indifferente, perché la qualità della produzione non cambia. Esistono invece degli utenti che hanno bisogno di caratteristiche particolari di strumenti per cui probabilmente alcune funzioni di LibreOffice non sono sufficienti e quindi hanno bisogno di altre tecnologie. I metodi utilizzati, come dicevamo, sono a cascata. Questa è una rappresentazione della metodologia utilizzata. Quindi nella parte alta della slide sono rappresentate le classi di persone, le tipologie di persone. Nella parte bassa sono i metodi che sono utilizzati. In questa prima fase, in una prima fase del progetto, è stato utilizzato per tutti il metodo in presenza, quindi il face to face, nel senso che sono stati fatti interventi di formazione per i formatori interni degli enti pubblici, i quali formatori interni adesso stanno facendo formazione anche agli utenti, per cui quindi dalla fase face to face dei formatori abbiamo fatto la fase a cascata sugli utenti dei singoli enti. Ora stiamo invece realizzando perché adesso c'è un altro scoglio che stiamo affrontando, che è la migrazione delle ASL. Ora, la migrazione della provincia ha coinvolto circa 1.000 utenti, la migrazione delle ASL significano circa 6.000. Allora, migrare 6.000 significa organizzare un numero di giornate molto elevato, e quindi per la parte base
della formazione stiamo organizzando una serie di contenuti a distanza, quindi con un sistema che si chiama Moodle, che probabilmente voi conoscete, e che permetterà appunto di fruire della formazione, della parte, diciamo, di base della formazione, direttamente dal proprio posto di lavoro. Perché è stato scelto LibreOffice invece, ad esempio, di OpenOffice invece di altri strumenti? Come sapete, fino al 2009 LibreOffice non esisteva, ma esisteva soltanto uno strumento che si chiamava OpenOffice. Dal 2009 c'è stata una divisione, un fork di questa realizzazione, legata al fatto che sono entrate delle aziende che hanno sostanzialmente occupato la capacità di decisione sugli sviluppi futuri, e quindi un gruppo di persone sono uscite dallo sviluppo di OpenOffice e hanno costituito la Document Foundation, che è una fondazione senza scopo di lucro, ed hanno cominciato a lavorare su questa nuova architettura. L'altra suite, che è quella di OpenOffice, è andata avanti per conto suo. Oggi si chiama Apache OpenOffice ed è sostanzialmente ed è gestita praticamente da Oracle e da IBM, i quali non aprono certi pezzi di codice. Che ho fatto? È grave. È troppo open. Allora, quindi gli ex sono praticamente OpenOffice è diventato una parte, diciamo, un software che è in sostanza governato da IBM e da Oracle, e quindi ha delle finalità diverse. LibreOffice invece è partito per conto suo e si è portato dietro, grazie al mantenimento di questa logica completamente aperta e completamente disponibile, diciamo, la gran parte degli sviluppatori e la gran parte della community, tant'è che oggi la community di LibreOffice rispetto alla community di OpenOffice è 10 volte più grande, e anche la velocità di aggiornamento, la velocità di innovazione che ha LibreOffice è effettivamente molto molto più elevata. Quali sono i motivi? I motivi, allora, uno è un motivo normativo, come non so se sapete, ma comunque ve lo dico, la legge italiana prevede che c'è una cosa che si chiama codice dell'amministrazione digitale, che impone all'articolo 68 una verifica dell'esistenza del codice, di software a codice aperto, prima di acquistare software proprietario. Questa è una cosa che non fa quasi nessuno per consuetudine, ma è una norma che andrebbe rispettata. Quindi è un vincolo per le pubbliche amministrazioni fare questo passaggio, questa verifica, questa selezione prima di acquistare definitivamente un prodotto software. In Umbria, peraltro, c'è una legge, che è una legge regionale, la legge regionale 11 del 2006, che tutela e favorisce l'utilizzo del software a codice aperto nelle pubbliche amministrazioni. Quindi un primo elemento che è stato individuato proprio come elemento di natura normativa. Dobbiamo trovare il modo per utilizzare software a codice aperto in maniera diffusa. Secondo motivo è stato il supporto della comunità internazionale di LibreOffice. Questo sembra una sciocchezza, però se voi avete, noi abbiamo provato perché è stato molto interessante, se voi avete un bug in un prodotto, quindi se avete un problema, lanciate una richiesta d'aiuto alla comunità internazionale, quel problema viene risolto normalmente in 2-3 giorni, cosa che non accade in nessun'altra situazione con software analogo. Cioè, se vi succede qualcosa con Word, voi chiedete a Microsoft e aspettate 3 anni, se va bene. Il progetto è sostenuto e partecipato dalla Document Foundation. La Document Foundation è stata molto interessata a questo progetto, perché
sulla base del progetto Libre Umbria, ha definito un processo di certificazione delle competenze per i professionisti che lavoreranno su LibreOffice, che quindi stanno iniziando a fare le migrazioni in tutta Italia e in tutto il mondo. LibreOffice è un attrezzo in cui l'interoperabilità nei confronti dei sistemi tradizionali è molto semplificata e in più è possibile implementare nuove funzioni. Nuove funzioni, noi ci occupiamo di pubblica amministrazione e quindi abbiamo cominciato a vedere quali sono i punti critici, cioè qual è la cosa interessante per una pubblica amministrazione rispetto ad un software che serve per scrivere. Quindi qual è il modo di integrare uno strumento di videoscrittura dentro al mio modo quotidiano di lavorare? È quello di metterci dentro delle funzioni che sono funzioni frequenti. Una delle funzioni frequenti, che è più rognosa, scusate l'espressione, è quella della firma digitale. Sempre per il solito codice dell'amministrazione digitale, un documento digitale è valido, e quindi è valido per sempre, ed è opponibile anche in giudizio, quindi è un documento con cui potete comprare una casa, vendere una macchina o denunciare qualcuno, se quel documento è riconoscibile a terzi. Questo è possibile solo se è firmato digitalmente. In analogia con un documento cartaceo, voi apponete la firma in calcio al documento, significa che quello l'avete scritto voi. Un documento digitale è possibile solo se c'è questa roba che si chiama firma digitale, che è praticamente un sistema che ha una chiave pubblica e una chiave privata, che permette al pubblico, quindi al resto del mondo, di chiedere ad un'autorità terza, quindi ad un'autorità che certifica che quella firma è proprio la vostra. Questo processo è un processo abbastanza complesso, lo vediamo dopo, e noi abbiamo fatto, la provincia di Perugia ha sviluppato una macro sua, perché hanno un processo molto articolato e complesso per firmare. Noi abbiamo invece sviluppato un'altra estensione, che poi è dentro alle estensioni pubblicate, dentro al sistema di gestione di LibreOffice, che si chiama firma con dighe, perché dighe è lo strumento, il software che ci serve per fare la firma, poi dopo lo vediamo. Poi c'è un'altra cosa che è stata fatta, l'utilizzo del protocollo CMIS. Il protocollo CMIS è un protocollo standard che permette di alimentare un sistema di gestione documentale. Il sistema di gestione documentale è un oggetto, quindi è un motore di ricerca che permette di ritrovare un documento facendo ricerche a testo libero. È una cosa un pochino più evoluta molto più evoluta, e su cui si basano poi tutti quanti i sistemi di smistamento della documentazione e delle informazioni. Come progetti futuri abbiamo intenzione di integrare il sistema di videoscrittura, quindi il sistema LibreUmbria, LibreOffice, con i sistemi di protocollo, perché quella è un'altra funzione frequente all'interno della pubblica amministrazione, e con la posta elettronica certificata, oltre che una funzione estesa che vediamo adesso. Allora, questa è la situazione della firma digitale. Come vedete, questi sono i processi. Io scrivo il documento in ambiente Word tradizionalmente, lo salvo in PDF utilizzando la stampa virtuale quando faccio salva con nome, oppure salva in PDF dentro Word. A questo punto, una volta che l'ho salvato, devo riaprirlo con Dike, che è questo software apposito. Una volta che l'ho aperto con Dike, lui mi dice metti il PIN, che è quindi il mio codice per autorizzare la firma digitale. A quel punto riproduco un altro PDF che viene trasformato poi in file P7M, che è il file criptato, e a quel punto ho finito il processo.
però capite che qui ci sono quattro passi, quindi devo ricordare dove c'ho la firma, dove ho fatto quello, dove ho messo, come ho messo il file, qual è il file, insomma è un casino, scusate. Questa invece è la situazione che abbiamo risolto, cioè la firma che cosa ci permette? Ci permette di produrre il documento con LibreOffice, salvarlo, a quel punto c'è un pulsantino nella barra degli strumenti che è questo, io spingo il pulsantino e lui mi dice inserisci il PIN e a quel punto ho fatto, quindi ho tolto praticamente quattro punti che sono i quattro punti, diciamo quattro passi molto onerosi per le persone e ho, a questo punto ho il documento firmato. Scusa Stefano, il documento P7M con che cosa si apre? Con Dike? No, il documento P7M è un documento criptato che può essere aperto soltanto con uno strumento che è con un software che si scarica, insomma, che è o Dike oppure il software delle poste oppure il software, sono documenti che sono i documenti firmati digitalmente, serve un software ad hoc perché il software ad hoc verifica che la firma sia vera, quindi va a chiedere al certificatore se la firma è effettivamente valida e quindi quando io apro il documento vedo se la firma è valida oppure se non è scaduta e quindi se quel documento è valido. Questa estensione la potete scaricare dal repository delle estensioni di LibreOffice e la potete installare direttamente. L'altra funzione è una funzione un pochino più complicata, nel senso che permette di salvare un documento che io produco dentro ad un ambiente di gestione documentale. L'ambiente di gestione documentale, ad esempio al fresco piuttosto che documentum, piuttosto che, insomma ce ne sono 6 o 7 che sono i più utilizzati, servono per organizzare i miei documenti e quindi servono per anche fornire, per alimentare ambienti internet piuttosto che per organizzare meglio i miei documenti in maniera condivisa all'interno della mia struttura organizzativa. Il problema la grossa potenzialità di un sistema di gestione documentale è il fatto che io con la logica dei meta tag ritrovo tutti i documenti che ho messo dentro, quindi posso caricarli, lui li indicizza, li classifica e io poi con facilità posso ritrovarli e quindi mi evita tutta l'organizzazione a cartelle che se no è sempre un po' caotica. Chiaramente questo, per arrivare a fare questo io ho bisogno di dirgli come devono essere messi dentro. L'estensione che è stata realizzata da Red Pill Limpro è un'estensione che mi permette di inserire dentro i documenti, quindi è un utilizzo abbastanza leggero della funzione del protocollo CMIS. Quello che vorremmo fare, e quindi questo è quello che succede, quello che vorremmo fare invece è, e quindi è la parte futura, che è la parte più rilevante, è che quando io vado a salvare il documento, oggi voi vi ritrovate sostanzialmente solo la parte superiore, solo questa parte in cui quando fate salva con nome vi dite qual è il nome, qual è il tipo e dove la volete mettere. Vorremmo riportare in questa parte anche tutte le informazioni, oppure gran parte delle informazioni, che oggi sono contenute in una sezione che è quella che si chiama proprietà del documento. Nelle proprietà del documento, cioè le proprietà del documento sono importanti perché mi individuano le keywords che sarebbero i meta tag, ovvero come vado a ricercare i documenti una volta che li ho messi da una parte. Quindi io a questo punto ho finito, perché se no, cioè io posso continuare, ma insomma non mi sembra il caso. La migrazione verso LibreOffice è un fatto squisitamente di formazione e di comunicazione, non è un processo di gestione del cambiamento. Spesso e volentieri i processi di migrazione vengono ammantati di complessità che non sono vere, nel senso noi qui stiamo cambiando un sistema di scrittura, noi stiamo cambiando una penna, non stiamo facendo altro, quindi se
carte. Noi siamo in grado di scrivere con Word, saremo in grado di scrivere anche con LibreOffice. Quindi stiamo solo decidendo di scrivere con una penna diversa e più economica. È chiaro che se non ci abbiamo idee è difficile scegliere, è difficile, cioè non abbiamo nessun problema a capire qual è la penna che dobbiamo utilizzare. Io ho terminato, questi sono i miei riferimenti.